vado sulla seconda, rapidamente sulla seconda ipotesi, che è quello di integrare la parte sociale e la parte sanitaria. Sono state dette cose molto interessanti, ma sono paglia ovviamente molto stimolante da questo punto di vista. Noi dobbiamo partire dal fatto che benessere e salute sono un binomio ormai inscindibile, dove il benessere è fatto da tante cose, ma soprattutto di relazioni, di famiglia. È giusto parlare poi, no, di fare in modo che le persone possano stare il più possibile laddove hanno sviluppato un sistema di relazione. Quando parliamo di salute dobbiamo pensare che l'accesso alle cure, la presa in carico, la continuità assistenziale sono i punti fondamentali che devono consentire poi di trovare un meccanismo di integrazione anche col tema del benessere. L'effetto, il combinato disposto, diciamo, del tema del benessere e del tema della salute ci ha portato tutti noi a dire, e poi questo è nel PNRR e anche nel DM del 77, domicilio come primo luogo di cura. Noi quindi ci siamo interrogati su come arrivare a casa delle persone. Abbiamo un modello che è fatto da centri di riferimento che sono tendenzialmente ad alta specializzazione, sono quelli ospedalieri. Abbiamo delle strutture di prossimità che sono le case della comunità, le case della salute, i nostri poliambulatori, e poi ovviamente il domicilio attraverso le abitazioni. Il modello con il quale noi normalmente approcciamo questo problema è un modello a silos, no? Quindi che distingue questi tre momenti come tre momenti separati, dove il paziente ruota e si sposta a seconda delle necessità che ha bisogno. La telemedicina ci offre una grandissima opportunità, cioè quello di rompere queste barriere orizzontalizzando la nostra attività, facendo in modo che le competenze possano arrivare dal punto di alta specializzazione al poliambulatorio, alla casa della comunità, fino ad arrivare al domicilio del paziente, così come ci aiuta anche la tecnologia, perché i processi di miniaturizzazione della tecnologia ci consentono di erogare sempre più prestazioni a casa del paziente. Ormai le ecografie RX a domicilio sono cose fattibili, ovviamente in telerefertazione. Su logiche di questo genere noi stiamo lavorando, adesso non voglio entrare troppo nei dettagli tecnici, abbiamo avviato un percorso che ci ha consentito di realizzare un ospedale virtuale. Fondamentalmente abbiamo cominciato a lavorare con i pazienti più fragili, con la geriatria. Ovviamente ci sono dei protocolli ben definiti che servono per gestire i pazienti, scegliere quelli che possono essere gestiti a domicilio in telemonitoraggio con il nostro diciamo professionista all'interno dell'ospedale, che a questo punto, oltre a fare il giro visita nel reparto fisico, può fare il giro visita nel reparto virtuale, poter vedere dalla centrale di monitoraggio qual è la situazione di un determinato paziente, quando i parametri sono fuori scala, intervenire con una televisita e quindi attivare con la centrale operativa gli eventuali servizi di natura domiciliare. Quando parliamo di PDTA, percorso diagnostico terapeutico assistenziale, in realtà voi andateli a vedere, nel nostro paese sono tutti percorsi diagnostico terapeutici, la A dell'assistenziale manca. Quindi manca perché manca un nomenclatore delle attività assistenziali, così come manca un nomenclatore delle attività sociali, e solo attraverso la definizione di un nomenclatore nazionale abbiamo la possibilità finalmente di poter definire anche questa componente dei percorsi che devono fare le persone, dei piani di salute e benessere, potremmo chiamarli, delle persone. Abbiamo bisogno di capire quali sono i nodi della rete, perché qualcuno deve fare da playmaker, deve poter gestire questi piani individuali, altrimenti se più persone intervengono sullo stesso piano diventa difficile sicuramente la gestione. Abbiamo bisogno di sviluppare una piattaforma digitale interoperabile, perché comune che gestisce il sociale usa piattaforme digitali diverse dalla sanità che usa la parte sanitaria, e poi abbiamo bisogno di tanta formazione. Grazie al dottor Giorgio Casardi, direttore della ASL Roma 2.